Risolviamo il requisito 3 dell'anno 2014 che gli chiede: nello sviluppo di 2a alla seconda meno 3b alla terza elevato alla n compare il termine meno 1080 a alla quarta b alla nona. Chiede qual è il valore di n. Allora, tenendo conto della formula del binomio di Newton, che si può fare anche col triangolo di Tartaglia, però bisognerebbe fare diversi procedimenti. In questo caso utilizziamo la formula del binomio di Newton, che dice che a più b alla n è la sommatoria per k che va da 0 ad n di n su k, a alla n meno k, b alla k. Allora, andiamo a sostituire al posto di a e b, 2 alla seconda meno 3b alla terza elevato alla n è uguale quindi a sommatoria per k che va da 0 ad n di n su k a 2a alla seconda, in questo caso perché al posto elevato alla n meno k, per il nostro b è meno 3b alla terza, quindi meno 3b alla terza elevato alla k. Andiamo a vedere, il termine che abbiamo è a alla quarta b alla nona, quindi che cosa deve essere? N meno k deve essere elevato, praticamente perché a alla seconda diventi a alla quarta, deve essere n meno k uguale a 2. Invece, perché b alla terza diventi b alla nona, deve essere k uguale a 3. Quindi abbiamo che n meno k deve essere uguale a 2 e k deve essere uguale a 3 per il termine specifico che abbiamo considerato. Quindi se k è uguale a 3 andiamo a sostituire nella prima e otteniamo che n è uguale a 5 e k è uguale a 3. Quindi abbiamo trovato il valore di n. Andiamo a confermare. Il termine che corrisponde ai valori n uguale a 5 e k uguale a 3 diventa quindi scritto 5 su 3, 2a alla seconda elevato a 5 meno 3, quindi alla seconda, per meno 3b alla terza elevato alla terza, uguale. 5 su 3 è 5 per 4 per 3 fratto 3 per 2 e quindi diventa 10 per 4a alla quarta per meno 27b alla nona uguale 40 per 27 fa proprio meno 1080 alla quarta b alla nona. Controllate, quindi 10 per 4a alla quarta per meno 27b alla nona, quindi meno 1080 alla quarta b alla nona. Quindi il nostro n è uguale a 5. Grazie.